Ilaria Urbani, giornalista del quotidiano Il Manifesto e di Epolis. Ciao Ilaria, dunque tu vivi Ciao. proprio in quello che è stato l'epicentro della protesta di questi giorni, protesta che è salita agli altari della cronaca mondiale, cioè tu vivi a Quarto, che è vicino a Pianura, che è stato appunto il comune che più ha protestato e più è stato danneggiato anche da questa protesta in qualche modo, no? Sì, in realtà il comune che è stato direttamente colpito dalla protesta ed è un comune che comunque potrebbe subire gli stessi danni di Pianura. Non c'è stata la stessa mobilitazione, ma comunque c'è stata una solidarietà. Quello che poi si è verificato nei giorni successivi alla protesta di Pianura è stato qualcosa però di davvero drammatico, perché il comune, che dista 3-4 km in linea d'aria da Contrada Pisani, è stato letteralmente accerchiato dai manifestanti, lasciando i cittadini senza i generi primari, senza carta stampata, senza mezzi di trasporto. Insomma, la situazione è stata abbastanza drammatica. Ma Senti. ripeto, i danni di una eventuale apertura della discarica colpirebbero anche il comune di Quarto, quindi la solidarietà da parte dei cittadini di Quarto c'è stata, anche se non ha avuto la stessa efficacia dei residenti di Contrada Pisani. Senti, tutto è successo in pratica, parliamo del 7 gennaio, cioè il giorno dopo l'Epifania è cominciata questa Sì, quello è protesta. stato l'apice della protesta, anche se nei giorni precedenti, già dal 5 gennaio, la strada principale di Quarto, che poi è la via Campana, che interseca molti comuni dell'area flegrea della città di Napoli, ha già subito una serie di blocchi stradali. Parliamo di 30-40 manifestanti che hanno letteralmente accerchiato i 40.000 abitanti, non c'era possibilità di uscire dalla cittadina perché i mezzi di trasporto non avevano possibilità di movimento. Quindi stiamo parlando anche di 48 prima, poi quello che è stato visto dalle televisioni e è stato raccontato sui giornali.